le riparazioni del gioco. Correzioni. Esperimento numero 1, risultato negativo. Il paziente è tornato in vita lento e la sua pelle è diventata grigia e aggressiva. Il paziente è tornato in vita e migliorato, velocità normale, ma il risultato della pelle e del comportamento sono rimasti invariati. Il paziente è tornato in vita, continua a essere grigi e aggressivo. Sembra cieco e sordo. Se trova qualcosa, cioè la sua strada la distrugge. Ancora in corso. Nel libro c'è qualcosa. C'è, si scrive accento, siamo apostrofo e accentata, Nicola. In quale dei due casi? C'è, C-E, non si scrive così, scrive c'è. Perché è C-E. Ti avviso così la tua grammatica migliora. Avrei proprio bisogno di un corso di grammatica in questi momenti. Proprio Ah, ok. non sono entrato nelle altre porte, vero? Un secondo. Questo torna indietro, giusto? Quindi vado qua, salvo, visto che posso salvare infinitamente. DJ, devi essere più partecipativo, cazzo. Così Scusa. stai citando. Mi sto eccitando, cosa? Ho detto che sta citando. Ah, mi sto eccitando. È un gioco Chi RPG Maker. credi che sia Hisoka? Chi? Cosa? Hisoka, quell'antagonista di Hunter x Hunter che appena qualcuno lo guarda dice che si eccita. Ah, ok. E poi in italiano l'hanno censurato e l'hanno messo mi emoziono. Vabbè, non è che eccitare e emozionarsi sia molto diverso, dipende da cosa intendi con eccitarsi. No. No. Questo qui va abbastanza Ah, logica, cazzo. giusto? Ma sbaglio o stanno andando a qualche zombie, sta andando a velocità diversa? Io gli ho qui. Devo usare più veloce. Oppure io li ho messi tutti a velocità normale? Ma No, a perché? velocità. Perché boh. Mi sto eccitando, Nicola, è inutile. Ok, andiamo qua, quindi sì. Ok, cerca il nato a sinistra dell'ascensore, perché nessun ascensore sta ancora. È qui l'ascensore? Provo ad andare Ok, salviamo. Oh, Nicola, abbiamo detto che probabilmente all'E3 di quest'anno presentano anche il tuo gioco per PlayStation 4 a vedere. Eh sì. esclusiva. Right here on PlayStation 4. Innocent Tenants Remake. Remastered. Io e GT abbiamo già dichiarato come seguito spirituale di Undertale questo gioco. Vabbè, lo stesso Phantom proprio. Quando lo rilasci. Stessi nemici, stessa trama, stesso protagonista. E quando lo rilasci aveva lo stesso successo, Nicola. Dai, Ah, qual ti è stata immagini. la tua più grande ispirazione, Nicola? Dai, dicelo. Il fatto che mi andava di creare un gioco. Ok, ma a quale gioco ti sei ispirato per fare il tuo gioco? Perché io mi sono ispirato a quei giochi tipo Resident Evil o Silent Hill, senza, tralasciando il 3D che io non posso fare a certi giochi. Soltanto che Che come cacchio si è aperta la porta? C'è l'ascensore. Già che da un po' GG deve doppiare. chi? Sei tu. Ehi! Puntini di sospensione. Avanti, sveglati! Svegliati, c'è scritto. Dai, fallo tu sto personaggio qua, Nicola. Io Stai bene? l'avevo immaginato con la voce totalmente diversa. Sì. Sei tu! Mi filava Torora! Allora, chi è? C'è una ragazza con me, dove è finita? Ti sbagli, quando sono venuto qui eri svenuta da sola. Se ne sarà già andata. Può essere!
Che tu sia sopravvissuta fin qui è strabiliante, ma ti conviene andartene adesso. Dice strabiliante! Se entri in questo piano, passi il punto di non ritorno. Non mi importa, devo salvare mio padre, gna gna gna. Gna gna gna. Non voglio tu corra grossi rischi. L'apprezzo davvero, ma nessuno mi può fare cambiare... Mi può farmi cambiare idea. Oltre a mia madre, è l'unica persona di cui posso fidarmi. Va bene. E vai, leggi, Nicola. Quindi, non ti fidi di me? Forse hai ragione, non sai neanche il mio nome. Chiamami Axel, è il mio nome. Mi sembra giusto. Cosa? Mi sembra Logitech. Allora, cerca in alto a sinistra dell'ascensore. In alto a sinistra dell'ascensore. Evviva! Mi mancano solamente 3 cristalli, Gigi, sei felice? Sì. Nicola, mi puoi spiegare perché in questa casa qua tutte le stanze sono grandi come campi da calcio? E sono tutte vuote. Perché i campi di calcio di Ollie e Benji sono lunghi 30 km. Cioè. Quanti cristalli c'ho? 7. Ok. Lo specchio. Questo specchio è il vetro della mia immagine. Come mai questa stanza è più grande delle altre? Non è vero mai. Non è vero mai, Nicola. È più alta. Cos'è stato quel rumore? Veniva da fuori. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Veniva quel cazzo da fuori. Di nuovo. Ma lo fa ogni volta che vuole lo specchio. Potrei correggere questa. Che ti dice le indicazioni per il prossimo? Mi ha fatto sentire qualcosa. L'hai immaginato? Guardare più volte lo specchio grande quando è rotto. Ma è rotto. E chiave di rame. Cristallo, qualcos'altro? No. Peccato. Manca 2 cristalli, posso fare il finale buono. Sei contento, GJ? Non sei curioso di sapere il bel finale? Ma a me. Ma che cosa cambia la finale buono, quello cattivo? Quello cattivo. Boh, quello buono. Scopri. Sai ancora meno. Scopri che. Boh. Te lo daxe da bello, impossibile da mancare. Ok, molto buono, very good. Gigi, ti sta emozionando questo gioco? Ma tantissimo, guarda. Cosa? Quello ero io. Ok, dove vado, di qua? Mi sa di sì. È chiusa, c'è un rubino. Almeno questo gioco è in italiano. Un po' sbagliato, però è in italiano. Questa stanza è molto strano. No, è strano, ok, scusa. C'è un cratere di legno qui. La via dei diversi dei Grechi condurrà al sentiero della stanza. Della salvezza. La salvezza di Poseidone che mostrerà via nella prima stanza. Sì, l'acqua, capito? C'è dell'acqua di fianco alla porta. Devo entrare qui? Un altro cartello, Adi conduce nel regno dei morti, venerato dai vivi, alcuni seguono la sua via. C'è del fuoco di fianco alla porta, entra qui, sì. Vabbè, poi c'è l'erba, che cazzo se ne fotte. Con che voce. Hai trovato chiavi di rubino. Quindi devo andare di qua, sì? Sì. Clac clac. Tocca a te. Vederti ancora viva. Bravo Nicola. Vedi che Nicola è attivo. Altro che te GJ di merda. Ma perché? Axel, dimmi. Che posto è questo? Questo è il posto dove John ha imparato a trattare i suoi esperimenti. È una bolla dentro l'esperimento di John. Le bambole di John. Ma si tratta di un posto ben più pericoloso di quelle creature. Anche John è qui e sta ultimando il suo ultimo esperimento. Axel, mi sembra che tu ne sappia lunga su di lui. Avevi ragione su di lui, è proprio un figlio di... Ma perché? Beh, perché io
Sono suo figlio. Ta ta ta. Suo figlio, ma... Poi, oh. Ci faccio la, poi ci faccio la scena. Direi che Johnny, dobbiate addoppiare. Ok. Appena mi arriva. Appena mi arriva. 23 gennaio! Cosa c'è? È il mio compleanno. È arrivato il momento di iniziare l'esperimento. Farò ciò che nessun altro scienziato ha mai fatto. Farò resuscitare mia moglie. Aspetta, ma questo qui è suo padre? Sì. In nome dell'amore ho sacrificato persino nostro figlio. No, purtroppo... non il padre della tizia, il padre del tizio morto. Ah, ok, allora. Scusate. In nome dell'amore ho sacrificato persino nostro figlio. Purtroppo, per poter riportare in vita Claire, ho bisogno di un cuore in buono stato. Non può essere! Ho trovato un diario, sua figlia è morto! Non mi vorrei dire che... Sì. Io sono la sua prima vittima e il suo primo esperimento. Ma scusa Nicola, se è il suo primo esperimento, perché lui è venuto fuori bene e gli altri male? Perché, perché la prima impressione è quella più giusta. Fu il mio cuore il primo estratto per provare a far resuscitare mia madre. Tua madre. Ma quindi sei anche tu? No, sono diverso da quelli. A differenza loro, so parlare e ragiono come da vivo. Mi puoi credere, vero? Ti ho aiutato finora. Io non lo so. Ascolta, è vero che questa cosa faccia un po' paura, ma qui sono l'unico che può aiutarti a recuperare tuo padre. Sì, è vero. Scusa. Non c'è problema. Non c'è problema. John ha scoperto da tempo che io cammino ancora su questo mondo e sa come allontanarmi. Lui è qui vicino, anche volendo non potrei proteggerti. Tuttavia, tuo padre è ancora nelle sue grinfie. Si legge tutto attaccato, Nicola. Prendi questa, ti servirà. Ti noto chiave mistero. Questa è una chiave? Sembra diversa dalle altre. Dove l'hai presa? Se sopravviverai qua dentro, lo scoprirai da sola. Cazzo andare. Nicola! Te lo ripeto ancora una volta. Io non posso avvicinarmi da nessuna parte se c'è John nei paraggi. O metterei in pericolo la mia discutibile esistenza. Senso. Sono diverso da loro, ma rimango sempre un esperimento e John sa come fermarli. Non c'è problema, me la caverò da sola. Grazie, Axel. Solo un'ultima cosa. Questi frammenti erano per tutta la casa di John, provengono da qui. Hanno misteriose proprietà, ma John li vuole. Non so bene perché, ma non ci farebbe nulla di buono. In ogni caso, ci vediamo dopo. Dopo? Quando? Quando avrai trovato tuo padre. Ormai ti manca poco e io sarò lì per aiutarti. Salva, okay, qui, salvo. Magari. Tanto sono stati infiniti. Dai, DJ, il prossimo episodio che incontriamo lo doppi tu, a cazzo di cane. Ok. Beh, ci sono dei cristalli qui, no? No, è contro Ashley di merda. Aiuto! Cosa è stato? Ah! Questo è bloccato per un po'. Ma che diavolo era? L'esperimento ancora in corso, l'ha completato? Calmiamoci. Ma è dato orrore mio padre. Qui c'è un vampiro qui dentro. Salviamo Saving. Ma perché è tutto allegro il salvataggio con la scritta che salta? Ok, perché quindi è l'unico script che sono riuscito a trovare. Io salvo qua. Vediamo se riesco a prendere quella merda di cristallo finale. Controlla l'armadio più a sinistra durante la sfida contro Midrash. Devo usare l'armadio, quindi. Sì, ma ce ne sono un bel po'. È il primo, quello più in basso a sinistra, quello che ti serve per il cristallo. Ah, ok. Dai, Jay, doppia tu, Mirror Ashley, qua.
Tu? È femmina? Sì. Mi sembra di averti già visto. Civista, cioè. Femmina. Io? Sì. Va bene! Almeno sembra avere buona memoria! Ebbene sì! Mi hai incontrato poco fa! Ma non capisco chi sei! Chiamami pure! Mio Ashley! Madonna la voce! Sono suicida! Suicida! Questa devo... Sono suicida dallo specchio che mi ha rotto in quella stanza! Aia! Posso assumere... Madonna, non ce la faccio. Posso assumere... No, non ce la faccio più. Posso assumere... La forza di chi si specchia, ma a differenza tua, sono parecchio malvagi, Vuoi salvare la tua amica brutta locca? Allora ascolta! L'indizio che ti serve è qui, in questa stanza. Ma scordati che io ti dica in quale cassetto si trova! Veditela da sola, ma fai in fretta! Non intendo aspettare più di un minuto con te. Se non ce la farai, libererò le mie bestie. Libererò. Via! Non ho tempo per tornare, devo fare in fretta. Qui ho un minuto. Ok, benissimo. Ora. Scatto. Le ho fatto che cambia la voce in diretta perché. Non c'è niente qui dentro. 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 Però c'è uno scarafaggio, che schifo. Non c'è niente qui dentro. Non c'è niente qui dentro, non è che era qui dietro. No, è dentro un cassetto. Ah, è un cassetto pieno di ossa umane. Cioè, che schifo lo scarafaggio e non le ossa umane, scusa. Cioè, le ossa umane è normale, no? È... lo scarafaggio, che schifo. È proprio vedere la tua creepypasta. Oh, ma che cazzo. Oh, un folgetto, ok. E vai, l'ho trovato, ho vinto! Ho vinto, GJ! Un dildo. E va bene, stavolta hai vinto tu. Ma non importa, non troverai mai la giusta sequenza d'ordine per aprire quella cassa. Ora vattene, che devo fare la doccia. Sì, Ving. Ok, andiamo qua? Ah, sta cosa, aspetta che salvo perché... No, appena salvo... Vabbè, che cazzo ce ne fotta, salviamo di nuovo. Va benissimo così. L'oro spesso sta in inganno, le persone... ok. Questo? Beh, non sta d'accordo, le scuse con una lunga ma sicura, questo. Ok. Ma se gli hai detto che anche a Bayern non morde? E adesso lo morde. Ok, quindi questo qui non morde. Il rosso mente, quindi vado a quello blu. E ghiaccio è scivoloso, quindi vado qua. Cioè, evitare quella rotta, ok. Possedore indica la via, ok. Mica difficile, Nicola. Quello centrale. Altro a sinistra. Lo di loro mente, quindi se questo qui alla mia sinistra è qua. Se qui dice quello centrale, vado di qua. Quello di mente. No, non lo so. Ti devo dire la soluzione? Faccio la speed, Nicola. Vabbè. Ok. Metto il foglio con 5. Evviva! Devo andare di qua. Ciccio che mi dice? Che ti dice? Che ti dice? Aspetta. Che mai potrebbe dirti quel tizio? Dovrebbe provarlasi. Si è sentito uno strano rumore. Tuttavia la porta si è aperta. Ossa umane. Questa qua è una canzone, Nicola. Ossa umane buggate. Lo corrente. Ah, ok. Quella lì, questa musica proviene da Silent Hill 2. Vabbè, dai, Gigi, visto che tu sei femmina, devi fare la femmina, vai.
Ma cosa? la faccio... Come la faccio? Ciao! Ci vai qui? Perché? Sono io! Oppure questa donna somiglia molto alla mamma? Sto cercando mio padre, ecco, è una mia amica. Capisco! Forse so qualcosa che può esserti d'aiuto! Ma devi dimostrarmi di meritartelo! C'è il MIDI che cerca di fare le lyrics. Ok, in che modo? Faremo un gioco che piace molto a me. Perché sta cagando? DJ in palestra in non so, è fatto apposta. Ti farò alcune domande. Se mi risponderai in maniera corretta, ti farò passare. Sei pronta? Che schifo, Nicola. E nel caso sbagliassi risposta? Ti concederò un'altra chance, ma cerca di non sbagliare. Ok, ma che significa mi farei passare? Il gioco non finirà certamente lì. Significa che fai altre domande? Il gioco partirà quando lo vorrai tu. Ti consiglio però di controllare bene la stanza perché c'è sempre... Perché c'è? Perché sarà utile per vincere. Utile per vincere, non si capiva. Vieni da me quando pensi di uscire. Scusa, ma... C'è la mia calligrafia anche nel gioco. No, è perché non è la condivisione. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ok. DJ? Voice acting. Sì, scusa. Molto bene, allora rispondi. Quanti cumuli di gocce ci sono in questa stanza? Bravissima risposta esatta. Seguimi nella prossima stanza. Puttana. Scusatemi un secondo che devo scrivere. Fuensieldi. Sì. La S. Evviva! Andato Gigi che scrive, io schippo. Ah, i mostri! Ok. Sono quelli più facili da schivare. Sì, ok, ma è proprio che sto correndo in avanti. Bene, eccoti! Cosa ci fanno quegli esperimenti? Fanno parte dell'ultima delle mie sfide. Cosa? Non temere, niente di molto pericoloso. Devi solamente dimmi quanti ce ne sono qua fuori. Ah, tutto qui. Non sono sicuro di aver fatto di avuto il tempo per contarli, perché è maschio, è cresciuto il pene, infatti. Sì, anche questo è vero. Se vuoi uscire per contarli, fai pure. Pusate lì, vicino alla porta. Quando conosci la risposta, non è me. E li posso dare anche da qua, Nicola. Non avevo idea che ti seguissero così lenti come li ho fatti. Sì, sono 4. Ottimo lavoro, hai vinto tutte e 3 le mie sfide. Di conseguenza hai vinto un premio. Questo premio che si deve salvare mio padre? Non completamente, perché ti serve qualcosa in più. Che intendi? Ascolta. Lo faccio io. Ascolta, nella stanza a destra c'è un baule. C'è un baule. Sinistra. Non so se l'hai già visto prima. Per aprirlo serve una combinazione e gli indizi sono nascosti nelle varie stanze. Io conosco solo uno di quei numeri, ovvero il 7. Il 7, d'accordo. Meglio che non torni in questa stanza, prendi questo. Mi dà un pugno. Voglio con il numero 7, proprio a cazzo. Così non te lo dimenticherai. Grazie, ma... Ora come esco? Non temere. Prendi il passaggio segreto. Non è poi così segreto. Guarda, è lì. Che appare, boom. Mi bene, fai attenzione. Grazie. Ah, finalmente. Qualcosa di sbagliato lì. Oh, torna oh. Lì nel passaggio segreto. Torna lì nel passaggio segreto. Lo sto prendendo, Nicola. Minchia, puoi andare a cazzo. Puoi andare a cazzo. Premi Z lì dove c'è il buco. Entra nel passaggio segreto. Sì. Se capisci cosa intendo. Buona fortuna, piccola mia.
Gisele, ti piace il passaggio segreto? Sì, soprattutto quando ci posso entrare.